Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Allora, quest'oggi, come vedete, abbiamo pochissimi ingredienti e stiamo iniziando a fare una marinatura per un petto di pollo che io andrò a fare semplicemente alla piastra a mo' di tagliata. Ok? Di cosa abbiamo bisogno? Di odori, quelli che più vi aggradano, potete mettere quello che volete, potete mettere il prezzemolo, il coriandolo, la cipolla, quello che volete voi. Noi che ci mettiamo? Noi ci mettiamo il rosmarino, il sedano, tutto del nostro orto, e il lauro, anche questo del nostro orto. Poi ci mettiamo del pepe, del limone, questo l'ho usato oggi per grattugiarlo sul riso venere con, beh, proprio questa è una ricetta che comunque credo che tu abbia già messo e quindi è a posto, del sale e della birra, ok? Quindi che cosa dobbiamo fare? Semplicemente, E il petto di pollo. ovviamente, un petto di pollo. Io questo, diciamo, è un petto di pollo di quelli ruspanti. E insomma, ecco, l'ho preso e adesso lo condisco in questo modo, diciamo condisco, metto le foglie sotto in maniera che così si insaporisce per bene, perché però se no poi con la birra andrebbero su. Esattamente, Certo, sarebbero separate dal pollo. invece in questo modo le metto sia sotto che sopra. Allora, metto così, poi metto il rosmarino, poverino, è sofferente, abbiate pazienza, ma con tutto questo Sì, caldo. fuori fa un caldo decisamente anormale. Eccolo qua. Poi mettiamo un pochino di pepe, non tantissimo, a me piace tanto però. E un pochino, poco 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 sale, giusto per far sì che insaporisca anche con questo durante la marinatura. Stappiamo la birra. Una birra qualsiasi va benissimo, perché comunque non ci serve una birra particolarmente, tra virgolette, buona o invecchiata o cruda, no? Ci serve una birra per marinatura. Ecco, e facciamo in modo che copra il pollo. Semplicemente. Adesso spremo il limone, faccio così perché almeno i semi mi rimangono nella mano. Per quanto tempo deve rimanere? Almeno un paio d'ore. Quindi fatta tardo pomeriggio, cioè, Fatto nel ci si tardo. cena tranquillamente. Esattamente. E poi metto anche, eccolo qui, anche il metà limone in questo modo, che dà quell'aroma buonissimo di agrume. Quindi nel caso si può usare anche la birra al limone. Si può usare qualsiasi tipo di birra, se volete anche quella rossa, ripeto, anche quella cruda, come volete voi. Va bene? Quindi ci vediamo tra un paio d'ore. L'unica cosa, ecco, che stavo per dimenticare, mettete un piattino che vada a coprire il pollo in maniera che lo abbassa un pochetto, va E dove bene? lo lasciamo questo qui? Qui Nel fuori? frigo? Ah, in frigo. Ah, caspita, con sto caldo lasciamo fuori, ne troviamo 8, Chiedevo. eh? Ok, mi raccomando, 2 ore almeno nel frigo, eh? Se fate di più, ben venga. A dopo. A dopo. Dopo 2 ore è così? No, forse un pochino di più. L'ho lasciato 3 ore in realtà. Quindi, come vedete, si è un po', diciamo, un po' cotto, eh? Ok? Buono. Il senso era questo proprio. Adesso io non vado a lavarlo, ok? Ma vado a scolarlo in questo modo. Ecco. E lo vado a mettere direttamente sulla piastra. Mi raccomando, la piastra deve essere bella rovente. E lo dovete cuocere con un coperchio sopra, perché dovete farlo comunque ben dorato sui lati, però Beh, gli diamo un'occhiata deve, mentre lo fai, dai. sì, perché vabbè, stavo Sì. spiegando Certo, che deve essere comunque ben cotto, perché il pollo e il quello sì. maiale devono essere sempre ben cotti dentro, mi raccomando. Il manzo invece, il vitello, comunque possono andare. Va bene? Ok, ci vediamo sui fornelli, a dopo. Eccoci qua. Come vedete, adesso abbassiamo un pochino il fuoco, perché comunque, abbiamo fatto.
di qua e di là, sì, a questo punto. Anche perché è morbidissimo, di solito il pollo è stupacioso. Sembra quasi gelatinoso, hai visto? Sì, sì, è vero. Ci vediamo a tavola per l'assaggio. Esattamente. A tra poco. A tra poco. È pronta. E questa è una tagliata di pollo morbidissima che potete fare in breve tempo e vi posso assicurare che rimane veramente veramente morbida. Senti, ma questa Guardate. È la caponata del gruppo Caro? Esattamente, questa è la caponata del gruppo Caro che si accompagna benissimo a questa tagliata di pollo fatta nella birra. Lo dice anche Irene, sentito? Esatto, assaggio. Irene vuole avere il pollo. No, niente assaggio, l'assaggio niente assaggio. Lo fa lui, visto che la tagliata di pollo è la sua. È buona? È morbida, hai sentito? Particolare. Sa di birra? Bene. E allora, meglio così. Signori, buona cena. Ricordatevi sempre dei prodotti del gruppo Caro. Sono fantastici, vi metto tutto nell'info box, sono veramente buoni. E noi ci vediamo alla prossima ricetta. Alla prossima, ciao a tutti.